benvenuti in Kiwi! E benvenuti ragazzi, benvenuti a questa quinta puntata di Cornutation Island! Dai ragazzi, è quasi finita! Oh, abbiamo visto già un po' di coppie che sono andate per la loro strada. Però dai, sono contento di come si sta evolvendo la situation. E ricordatevi ragazzi, iscrivetevi al canale, seguitemi e attivate la campanellina. E poi mettete like, commentate, tutte le cose che dovete fare. Ma non fate, fatele ora. Ok ragazzi, quindi iniziamo belli carichi questa quinta reaction di Cornutation Island. Tutto questo a bel posto là. Yeah. E Cornutation Island. Ah, è vero, abbiamo lasciato il nostro carissimo Federico ad aspettare così, come al cerino, la sua spero ex fidanzata Floriana al falò. Eccolo. No raga, cioè che palle. No Floria, hai sbagliato tutto, hai sbagliato. Cioè, ma perché? Perché ti sei messa a fare i pianti fino a 2 secondi fa e mo ce vai a... E mo vai a rivedere un'altra volta. Mamma mia Floria, speriamo che sia andata al falò per dirgliene un'altrettante, come hai fatto prima, che mi sei piaciuta, brava. Speriamo che lo rifai, per dargli la seconda dose li fai, Mi raccomando, Flora, comportati bene, brava. Ho capito i miei errori, mi sei mancata da morire. Poi sai che non sono bravo con le parole, che sono uno che si chiude sempre. E sempre tu mi aiuti a tirare fuori quello che c'ho dentro. Oh, diciamo, sta capendo i suoi errori, sta capendo Federico. Ma no, Floriana, mi raccomando, non cadere nella sua trappola, Floriana, non cadere nella sua trappola, perché sono tutte scuse, secondo me. Essermi focalizzato solo su una ragazza mi ha permesso di capire davvero cosa mi mancasse nel nostro rapporto. Ecco, le solite belle scuse, le scuse proprio della giornata, quelle che... Bravo, sì, proprio, ci credo proprio. E invece con il passare dei giorni ho capito quanto tu sei importante per me. Oh, sì, proprio col passare dei giorni, con le corna che crescevano, ho imparato quanto sono deficiente. Io pensavo solo a te in quel momento e basta. Che, allora, sembra una bella frase da dire, io pensavo solo a te in quel momento. Sembra una bella frase, Però se ci pensate, quando dici io ho fatto sta cosa però pensavo a te, sei doppiamente stronza, perché tu sai che stai facendo quella cosa sbagliata sapendo che c'è quell'altra persona, e quindi lo stai facendo, è come se lo stai facendo quasi apposta, diciamo. Quindi non è una bella frase da dire, sembra bella ma non lo è. Ho capito che sbagli i modi con te, che quando dico che ci sono cose che non mi vanno bene, invece di spronarti ti ferisco. Oh, gli stai leggendo la letterina, bravo. Sì, però mo Federico, basta, Natale ancora non è arrivato. La letterina non è che può servire più di tanto, Se ti ho richiamato è perché non ho più dubbi. E la mia esperienza in quel villaggio si è chiusa con la consapevolezza che il mio cuore è solo tuo. Oh, il mio cuore è solo tuo. Oh, porello. Ha capito che ha sbagliato e mo ha capito che il cuore è solo suo. Oh. Sì, perché probabilmente sarà tornato là da tipa. La tipa ha sfangulato, diciamo. E quindi quello mo si è trovato così, come un stronzo. E quindi sicuramente è andata così, sicuro. Sono belle le parole che mi hai letto, cioè, non lo metto in dubbio. Cioè, queste sono parole, quelli sono fatti. Esattamente, queste sono parole tanto belle, ma tu di là hai fatto... o stronzo, diciamo, quindi diciamo fra il dire e il fare c'è di mezzo un mare di corna, diciamo. L'avresti fatto in questa maniera? Sì, ma tu io sai, non avevo capito l'amore che provo sì, per te. Sì, però tu sai quanto può essere difficile per me tu accettare preferivi una cosa del genere.
Certo, capito? Quello tu dici, io ho fatto così perché così ho capito. Ma che hai capito, zio? Ma che hai capito? Io quando ero là dentro facevo in quel modo, ma pensavo a te. Ancora, ancora, no, non è una cosa bella da dire. Io sono sempre innamorata, non è perché lui ha comunque sbagliato per l'ennesima volta nei miei confronti, l'amore passa, l'amore c'è. No, no, Floria, no, 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 t'hai sbagliato, Floria, non cadere nella trappola, non cadere, Floria, cioè. Floriana, decidi di tornare a casa con il tuo fidanzato Federico? Sì. No, vabbè. No, Maria, io esco. Oh, cioè, come, cioè, hai fatto fino a mo' i cosi, io lo lascio, lo faccio, mi ha trattato male, mi ha fatto i pianti, si è fatta le puntate, ci ha fatto tu le così. E mo' ci ritorni insieme, Floria. Ma va. Eh sì, se ne vanno belli abbracciati, contenti, felici, lui felice, lei più ancora più. E vai, ecco che tocca anche a me anche oggi. Oh, ora tocca il nostro Alessio, vediamo cosa avrà fatto. Comunque penso che devo tornare a casa, più avanti mi dovrò sposare, mi viene anche l'ansia. Abbiamo fatto dei caos e meraviglie. Eccone un'altra che tira fuori le poesie di sta ceppa. Eccone un'altra. Sai che non mi provoca niente a me vedere come persona. Io qua quando guardo Carlotta mi sale tutto subito. Come subito. Eh beh certo. Proprio questo è il nostro conte. Il conte Alessio. Hai capito? Come mi dai Carlotta mi sale subito. Bravo. Bravo Alessio. Bravo. Oh, tutti belli avvinghiati, brava. Posso solo ringraziare sto programma e quella di Carlotta che mi ha fatto svegliare. Vabbè, mo chiamarla pure come l'hai chiamata, non è che va proprio tanto bene, cioè, puoi anche evitare, però vabbè, ok, apprezziamo chi hai aperto gli occhi, dai. Ma guarda, mi scivola addosso. Sì, proprio scivolata, scivolo. Mi scivola addosso, gli scivola tutto. Mi faccio la fai a sciogliermi il costume? Dai! Io me ne ingoio il costume. E buon appetito adesso allora, col suo costume, dai. Però, cioè, ti sta un po' sullo stomaco il costume, tipo... Non mi fa nessun effetto, guarda, amore. Mi dispiace. Beh, vabbè, o pensi tu che non gli fa effetto, E namo, io pensi tu o pensi? Non sembra quella faccia o... È la sua di faccia, cioè non è che può cambiare. Poi ordina sul sito un'altra faccia, è la sua. Non mi tocca mai. Ma parlano? No, è un film muto. Eh sì, stanno tutti così, avvinghiati. Ma che cazzo stai a... Avvinghiati. Vieni a fare un giro? La macchina non si deve. Ma sto pagliaccio, ma te la compro la Ferrari che ce l'ha cadì? Sto pagliaccio qua. Oh, e comprala pure a me, la bella Ferrari, dai. A lui non pensa, no, è indeficiente. Questa già inizia a baciarsi, a fare, ad abbracciarsi. Brava alla nostra Jessica. E vabbè, stanno sempre abbracciati. E vabbè, tanto ad Alessio gli scivola tutto addosso ad Alessio. Ma io sto in piedi perché sennò do un destro alla televisione che sfondo tutto il pinnetto da dietro. Quindi è meglio che sto così. Esagerato, sfonda tutto il pinnetto. Marone, che sei? Smart Snagger, che sei? E chi sei? Silvestro Staglione. Vai. No, buono, sta buono. Che fai? Ti ricalcia le cose. Che poi le paga tue cose. Tatte buono, non fa ste cagate, non le fa. A me proprio mi fa schifo vedere. Io chiamerei il falò per mandare a fare dire che mi fa schifo, basta. Bravo Alessio, bravo. Chiama il falò e mandala.
Dai, Ale, dai, fatte valè, mi raccomando, è aggressive. Oh, e lei entra nel suo letto, giustamente nel letto col tipo, e sarà molto contento Alessio. Che cosa è successo? Che cosa ho ascoltato? Che cosa avranno fatto? Sti rumori, sti rumori strani. Che cosa avranno fatto? Fammici pensare. Io adesso voglio il falò di confronto, punto e basta. Oh, è il nostro Alessio, ha chiamato il falò di confronto ufficialmente. Bravo Alessio, bravo. Jessica, è il tuo fidanzato Alessandro che ha richiesto il falò di confronto immediato. Ti aspetto al falò. Ok. Grazie. Oh, la faccia sua, porella, faccia sua tutta che è dispiaciuta. E mo che gli dice? E mo te voglio proprio vedere. E mo te voglio proprio vedere, Jessica. Oh, eccolo, eccola che arriva la nostra Jessica. Sembra una cosa normale quella che hai fatto. Cosa ho fatto? Ma che hai fatto? Ma non l'hai vista? Ah, ancora. Quindi per lei è tutto normale quello che ha fatto. Cioè, non lo sai che hai fatto. Che schifo fai? Ma non ti vergogni? Bravo, bravo, digliele tutte, tutte gliele devi dire. Ammetto, sono stato un c***o a chiudermi in casa. Ma tu non dovevi per una persona in del casa. Genere. Vabbè, però mi hai voluto cambiare vita per questa persona qua, perché pensavo che lei fosse la persona con cui volevo stare per tutta la mia c***o vita. Oh, bravo, bravo, gliele stai a dire tutte, bravo. E lei muta, perché lo sa che l'ha fatta fuori dal vaso, lo sa benissimo, Persona come lei, avventurosa, dove la porta in Ferrari a fare certo, il film. Io la compro la Ferrari e gliela brucio. Che stai dicendo? Sì. Pure Filippo gli viene da ridere. Io gliela compro la Ferrari e gliela brucio. Come la compro gliela brucio? Oh, e Ale, compramela pure a me la Ferrari, però non me la bruciamo, ma la vedo io, non ti preoccupare. Compramela pure a me, Alessio. Un appello per Alessio. Alessio, comprami. Non dica una Ferrari, no, non esageriamo che cose. No, un'altra cosa più bella, una bella macchinetta. Compramela a me, non ti preoccupare, io ti supporto, Alessio, bravo. Perché se non facevi qualcosa per cambiare la situazione a casa, Ale? Ascolta, ma... Dai, vabbè. Ma non ti... Dai, che prima che mi innervosisco spacco tutto quanto. Non fate arrabbiare Alessio, che mo spacca pure il falò, spacca, Namo. Mo spacca tutto, non famo arrabbiare. Jessica, state zitta che fai più bella figura. Decidi di uscire da solo o con Jessica? Da solo, Filippo. Oh, bravo Alessio, bravo, così ti voglio, bello deciso. Va, mandala. Starai meglio senza di lei, starai meglio. La stessa domanda la faccio anche a Jessica. Certo, da sola. Oh, brava, l'ha capito. E che devi fare? Che devi dire? Con lui devi dire. Certo. Mo, vai, torna dal tipo che stavi. Oh, è il turno del nostro Stefano. Vediamo. Oh, ecco, se siamo già belli abbracciati, belli avvinghiati. Oh, bello, mi piace. Questa Manuela si sta proprio comportando bene. Stiamo insieme, ci andiamo a farlo. Sai lui che si carica nel piso. Vabbè, poi detto così, dai, vabbè. Povera lui, se poi lo scoprirà solo vivendo, ma tanto manco sapia. Che andiamo alla cassa e mi dà la metà dei soldi davanti alla cassa. Io sono capitato sempre in quel periodo che non che stavi in difficoltà. E quindi che c'è di male? Che c'è di male? La parità dei sessi. Una volta pago io, una volta paga lei, o se venimo incontro pagamo a metà. Qual è il problema? Tra fidanzati se fa pure questo, non è che devi stare a vedere. Oh, non è che devi essere la fidanzata aspirapolvere che gli spiri tutti i soldi del portafoglio. Tu
lui vuole una come me che lavora, capito? Che si deve dividere tutto. Per quello se n'è tornato da Rimini. Perché andava in giro come un pezzente, senza le camicie stirate, si mangiava surgelate e scatolette. Quindi anche io sarei un pezzente. Probabilmente lo sono, ma uno va in giro con la camicia non stirata e se mangia e scatolette, mo non per questo vuol dire che non è scappato di casa. Dai Emanuele, non offendere anche altra gente. Emanuele, mi raccomando, cioè, state zitta, Emanuele, pure tu. Fa più bella figura, state zitta, namo. Che immatura, che schifo. Esattamente, ste. Vabbè, dai, mo a manni via e se vediamo. Sa a manni via che non penso che tu voglia tornare con lei, eh? Tu sei una persona bellissima, fidanzato di tutti quello che vuoi, papà che tutti quello che vuoi. E si fanno tutti un bel paio di risate. E ridete, dai, eh. Oh, ma sta Manuela tutte le puntate ci tira fuori de minchiate esagerate. Brava Manuela, brava. Ci piaci proprio, ci piaci proprio. Sì. Diamo una mano. E c'è l'altra. Se stanno mo pure lui se sta ad avvicinare al tipo che ama fa tu te stai a fare cose con quello sei perso tanto forse ha capito che mi sta perdendo. Ma che te ridi Manuele, ma che te ridi, ma state zitta e mettete una busta, dai, su, dai, non famo che non è che ce l'hai d'oro, Emanuele. Namo, famosa capì, Emanuele, famosa capì, non è che ce l'hai duro, Dovessi trovare tre aggettivi e descriverlo ora. Egoista, calcolatore, presuntuoso. Tutte proprio così, di botta. Namo, Emanuele, che. Cioè, che pure tu non è che sei uno stinco di santo, non è che sei. Tipo Adermonno, Mi darà la possibilità. Ah, lui si è innamorato proprio. Sì, certo. Certamente. Lei non si muove da casa sua. Senza sua sorella o senza di me non fa due passi. Però a Rimini è venuta. A Rimini è venuta. Giusto. Eh beh, Stefano, a Rimini però è venuta, quindi come è venuta a Rimini può andare pure da quello. Quindi noi esageriamo pure tu, Stefano, noi esageriamo, Mo si tira indietro. Mo se tira indietro il bacetto, gli stava a dar bacio a quello qua e poi si tira indietro. Emanuele, ma fatta andare fine, non fa Emanuele. Che cosa sto detto? Io gliel'avevo detto anche il giorno prima di entrare qua, detto, tu abboccherai, è il primo. Fin d'amore, succederà qualcosa, io lo sapevo. Oh, quindi almeno ne era cosciente che sarebbe potuto succedere ed è successo. Comunque Stefano, mancano pochi giorni, tra poco vi incontrerete. Grazie. Sì, dai, manca poco. Ma con chi sono stato? Con una bambina. Ecco perché poi mi trovo le 35 anni. Tu quanti ce ne hai? 25. Però, figure merda. Io non credo di aver sbagliato in qualcosa. Non permetto di farmi sentire anche in colpa. No, tu non hai sbagliato in niente, cara Manuela. Sei stata perfetta, precisa, non hai tradito, non ti sei avvicinata a nessuno, hai sempre parlato bene, sei proprio perfetta, Manuela. Sei proprio la perfetta cornutificatrice, se si può dire così. Per te cose per me, la colazione, l'attenzione. Ma quello mi viene spontaneo farlo. Tutte queste attenzioni per me non ce le ha mai avute neanche all'inizio.
quando tutto andava bene. Beh, ci sarà, c'è un motivo e ci sarà un motivo, Manuela cara, e ci sarà perché evidentemente mi vede che sto tutto il giorno vicino a un'altra persona. Però io a questa persona non ho mai detto mi piaci, me ne andrei con te. Io sono una persona che sta con i piedi per terra. Come, scusa? Credo che tu abbia un... Forse Manuela ha un pelino di Alzheimer che non ricorda quello che ha detto fino a poco fa o fino all'altro giorno. Cara Manuela, gli hai detto di tutti i colori. Poco fa gli hai detto che ti piace stare con lui e l'altro giorno hai detto che te ne andresti insieme. A Manuela, un po' di fosforo, cara Manuela, un po' di fosforo. A me le dico come a te mi piace. Cioè, io non capisco una cosa. Che cos'ha questa che io non ho? Tutto! Tutto, cara Manuela. Innanzitutto non è una scassa, lei come a te. Innanzitutto, come prima cosa. E poi tutto quanto, Manuela. Tutto. Nel momento in cui lui ha cominciato a mettermi in dubbio, avrei dovuto mandarla. No, no, state zitta, che stai un'altra, eccone un'altra. Avrei dovuto trovare il coraggio di lasciarlo quando era il caso di lasciarlo. No, perché, porello, non si dicono ste cose, dai, Non ci posso pensare che non è più amore. Fortuna che lo dice. Beh, almeno o sta dicendo, dai, almeno un po' se dispiace di sta cosa, dai, Questa sta in una rabbia che tu non immagini. E ci credo, però gli piace il massaggetto. Mamma mia, ha fatto l'uscita, si è fatta fare il massaggio, ma ti rendi conto? Ha fatto l'uscita tranquilla, la nostra cara Natasha. Sta iniziando a mettere, ad allungare un po' troppo le mani, sta iniziando a cagare fuori un po' dal vaso, Termina così il quinto appuntamento di Temptation Island. Oh, e finisce così il quinto appuntamento. Oh, che bello, bravi. Allora, vediamo chi è che si è comportato in maniera da poter vincere il nostro carissimo bollino blu. Allora, vediamo un po', fammici pensare. Diciamo, sono indeciso fra due femminucce, perché i maschietti sono belli indeciso, perché non hanno fatto proprio tanta roba che dice oh, quello là ha fatto sta cosa eclatante. Quindi di maschietti non so proprio chi. Famo così, dato che qua le regole faccio io. Oggi il bollino blu, credo che siete anche d'accordo con le mie scelte. Se lo sono meritato, ma se lo sono poi meritato tutto, le nostre carissime Manuela e Jessica. Io, raga, ne sono proprio sicuro che secondo me ci sta tutto, se lo sono proprio meritate completamente, con la differenza che la nostra Manuela credo salga tipo a 4 e per la nostra Jessica è la prima volta, perché io Jessica già la dovevo nominare dall'altro giorno, poi ho detto vabbè, c'è sta Manuela che ha fatto di peggio, invece no, stavolta Jessica prende tutta la nomination, solo che Jessica ce ne ha 1, Manuela è arrivata addirittura a 4, quindi sta già a buon punto per poter vincere il cornutone blu d'oro. Il cornutone blu, che poi non è d'oro, è blu. Sta a buon punto. Quindi, ma carissima Manuela, brava. E anche te, Jessica, brava. Quindi, ragazzi, non so se siete d'accordo con la mia scelta. Scrivetelo comunque nei commenti e iscrivetevi alla campanellina. Mettete like al video. Fate tutte queste cose che dovreste fare, ma non fate mai, quindi stavolta fatelo, ok ragazzi? E mi raccomando ragazzi, ci vediamo al prossimo video che ci sarà fra qualche giorno, dove ci sarà proprio la finalissima e decreteremo
il vincitore del bollino blu. Chi sarà la coppia cornutificatrice? Oh, io qualche idea già ce l'ho, però vedremo la prossima volta. Ok ragazzi, quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete like, la campanellina, commentate, condividete, fa tutti sti cose. Noi ci vediamo alla prossima. Love the way you love.